Una mostra alle gallerie ha bisogno almeno di un anno di studio e di preparazione scientifica e progettuale. Realizzare la mostra l'ultimo anno, 1917-1918, ha quindi voluto dire innanzitutto studiare le ultime novità storiografiche. Pensiamo solo che negli ultimi 2-3 anni sono usciti tanti volumi dedicati alla Grande Guerra. In occasione del centenario non poteva essere diversamente. E quindi studiare per riuscire a estrapolare quei temi, quei concetti, quegli argomenti che potevano essere trattati all'interno delle gallerie. Per fortuna l'identificazione era facile perché anche dal punto di vista temporale appunto ci occupavamo dell'ultimo anno, quindi dell'anno, del periodo di tempo compreso tra 1917 e 1918. Un anno però denso di avvenimenti. Quindi bisognava essere molto attenti nell'individuare gli argomenti giusti e gli snodi anche storiografici adeguati. In sintesi, la mostra è divisa in due tronconi, una parte dedicata ai soldati e una parte dedicata ai civili, e quindi all'esperienza dei soldati in quell'ultimo anno, ma senza dimenticare i 2 anni di guerra precedenti, e l'esperienza dei civili, che è in parte diversa da quella dei soldati, ma non meno drammatica. Il curatore di una mostra non deve quindi solo studiare, ma deve realizzare da un punto di vista progettuale e scientifico la mostra e coordinare un po' tutte quelle persone, quelle competenze che aiutano poi a realizzare e a portare a termine una mostra di quelle dimensioni. Coordinare, ma anche gestire un po' quelli che sono i materiali che la mostra raccoglie e presenta a pubblico, quindi i materiali fotografici e quindi non solo quelli conservati presso la nostra fondazione, ma anche quelli conservati e raccolti in altri istituti, appunto il Museo del Risorgimento della Resistenza di Vicenza, piuttosto che il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto o di altri enti e istituzioni culturali. Fotografie, manifesti, documentari e quindi anche il film, cinema, che vengono esposti e allestiti all'interno del percorso della Galleria Nera. E quindi tutta un'opera di coordinamento e di gestione di quelle che sono le caratteristiche di una mostra all'interno delle gallerie. La mostra credo che sia stata resa da un punto di vista grafico, da un punto di vista realizzativo, estetico, in maniera totalmente corrispondente rispetto a quello che era il nostro progetto, il progetto scientifico. Quindi che sia stata in grado di dare all'utente, al fruitore, al pubblico che si aggira all'interno del percorso estetivo un'emozione, che è un'emozione secondo me che deve essere assolutamente negativa, nel senso che la guerra come tale, quella guerra in particolare, e il trauma, il dramma che essa ha rappresentato, ha significato, dovrebbe far riflettere il cittadino, il singolo cittadino, la cittadinanza tutta, sul significato della guerra e sulla sua assoluta negatività. E quindi il percorso, così come è stato creato, allestito, ha riprodotto effettivamente quella che era il carattere della guerra, una guerra di massa, una guerra tecnologica, una guerra che può essere rappresentata e identificata come una catena di montaggio, un'officina della guerra il cui prodotto finale era sostanzialmente la morte. Per quanto riguarda il concetto grafico e allestitivo della mostra, abbiamo portato avanti un progetto che fosse il più integrato possibile. Abbiamo cercato di utilizzare e di trovare dei punti di contatto fra quello che è l'identità visiva della mostra e quello che poi sarebbe stato l'allestimento vero e proprio. Per fare ciò abbiamo utilizzato degli elementi lineari molto semplici, sia per quanto riguarda la tipografia, sia per quanto riguarda delle strutture lineari che sono state poi utilizzate, i famosi tubi innocenti, che in qualche maniera possano potessero creare un unico linguaggio sia allestitivo sia per quanto riguarda l'identità visiva. Per quanto riguarda l'identità visiva abbiamo utilizzato
un carattere monospessore che richiamasse la linearità delle gallerie di Piedicastello, la linearità delle trincee, ma che in qualche maniera intersecando le lettere del titolo stesso richiamasse in realtà, con le irregolarità e le spigolosità della tipografia, richiamasse uno dei simboli in assoluto più riconoscibili per quanto riguarda la grafica associata ovviamente alla guerra, e cioè il filo spinato. Il filo spinato come elemento che rappresentasse la trincea, ma rappresentasse anche un altro momento, che era quello della prigionia, che ovviamente viene rappresentato in quest'ultimo anno della guerra. Questa stessa linearità l'abbiamo ritrovata, diciamo, nelle strutture principali che abbiamo utilizzato per l'allestimento. L'allestimento si compone dall'utilizzo massiccio di tubi innocenti, perché in qualche maniera rappresentano un elemento che viene scarnificato al massimo, cioè reso l'essenziale, ma è anche il provvisorio e il temporaneo. Questi due concetti sono stati fondamentali per cercare di raccontare e creare un'esperienza emozionale per la visita all'interno dell'allestimento. Le gallerie di Piedicastello sono uno spazio museale totalmente atipico, degli ex tunnel stradali riconvertiti in spazio museale. Un primo elemento che le contraddistingue sono le dimensioni. Sono lunghe più di 300 metri, ma al di là della lunghezza sono proprio gli spazi. Al centro delle gallerie si ha un'altezza di oltre 6 metri, quindi dal punto di vista dell'allestimento si hanno elevate possibilità espositive. Per esempio, in questa mostra il visitatore ha la possibilità di salire in quota e vedere anche da una prospettiva nuova e diversa gli spazi della galleria e gli spazi che andrà a visitare seguendo il percorso espositivo. Nell'allestimento l'ultimo anno sono state utilizzate delle strutture metalliche realizzate in tubi innocenti, collegate tra loro attraverso giunti metallici. Un elemento importante nella realizzazione dell'allestimento è stato spiegare alle maestranze che questo elemento consueto nell'utilizzo in cantieri doveva essere utilizzato con una perizia maggiore e non consueta per la loro pratica quotidiana. Man mano che le giornate di lavoro proseguivano, gli operatori avevano ormai acquisito la tecnica e la precisione dell'allestimento. Infatti, un elemento fondamentale in un allestimento di questo tipo è che le figure che entrano in gioco sono molteplici, dai montatori di tubi innocenti, chi va ad applicare i corpi illuminanti e chi nella fase successiva andrà a posizionare proiettori per elementi multimediali e la parte di illuminazione. Utilizzando degli elementi non consueti per l'uso museale, è stato necessario studiare dei dettagli specifici in modo da illuminare adeguatamente le parti espositive. I corpi illuminanti sono stati posizionati in adiacenza ai tubi innocenti e l'illuminazione proviene dall'interno degli elementi dei tessuti tesi, in modo tale che i corpi illuminanti non siano mai visibili, ma vadano quasi a sparire per far emergere i contenuti dell'allestimento. In una mostra come l'ultimo anno l'oggetto ha un'importanza determinante perché aggiunge al racconto una testimonianza tangibile che non ha bisogno di altre mediazioni se non quella di essere vista, di essere apprezzata dal punto di vista cromatico. Aggiunge quel tocco di vita, secondo me, che mostre documentarie imponenti come questa hanno bisogno proprio per tagliare il percorso e per dare un significato ai documenti che sono esposti, quindi al racconto, alla narrazione. Quindi l'oggetto è determinante, anche se pochi, se ben sistemati, credo siano un tocco di gusto e di sensibilità a una mostra importante come questa. Organizzare una mostra come questa non può prescindere da un rapporto importante come quello che abbiamo avuto peraltro con altre istituzioni culturali che si occupano
di Memoria della Grande Guerra. È stato un rapporto costruttivo, di scambio non solo di materiali, di fotografie, ma anche di informazioni, di notizie, di indicazioni proprio dal punto di vista dell'organizzazione complessiva della mostra. E quindi è un'importanza determinante quella che deve essere stabilita con altre importanti istituzioni culturali, che ha portato a una collaborazione fattiva come quella che abbiamo avuto con il Museo di Caporetto, con il Museo del Risorgimento di Vicenza, con il Museo di Vittorio Veneto. Dal punto di vista burocratico, quando le cose sono fatte per bene e per tempo, anche questo è una sorta di arricchimento per i nostri musei, per le nostre istituzioni. Anzi, direi che il prestito è la linfa vitale del museo, perché permette tutta una serie di relazioni come quelle che abbiamo avuto noi, e permette di far sì che le raccolte, il patrimonio storico documentario di un museo possa essere conosciuto in altri luoghi e altrimenti difficilmente accessibili per la comunicazione che generalmente ha un museo storico. Uno dei pezzi che avrebbe ancor più nobilitato questa mostra è il pezzo di muro, che è peraltro conservato molto bene nel sacrario di Fagaré della battaglia. È un pezzo di muro di una casa sbrecciata durante i combattimenti sul Piave, che riporta quella scritta meravigliosa, che sarebbe stato bello poter per la prima volta asportare da quei luoghi e sistemarlo a mo' di simbolo all'interno delle gallerie. Purtroppo non è stato possibile proprio per la difficoltà del trasporto, per la delicatezza del materiale, quindi abbiamo dovuto rinunciare. Però c'è un bellissimo drappo che ci racconta quella scritta, ma soprattutto ci cala all'interno di quelle vicende drammatiche dell'ultimo anno di guerra.